Alla Sampdoria sono stati sufficienti i primi 20 minuti della partita per battere per 1-0 il Foggia. 20 minuti giocati in attacco con tre punte sostenute dall'ottima vena di Chiorri, oggi tra i migliori in campo. Il gol decisivo dopo due minuti. Corner di Chiarugi, colpo di testa di Chiorri e De Giorgis è velocissimo a raccogliere il pallone ribattuto dal portiere. Rivediamo l'azione decisiva della partita da altra angolatura. Sullo slancio lo stesso De Giorgis ha da Chiorri un altro pallone che però finisce sul palo. La reazione del Foggia ha preso consistenza solo dopo mezz'ora e più per alcune indecisioni del portiere della Sampdoria Garella, tradito anche dalla Tramontana, che per convinzione degli attaccanti pugliesi. Comunque il Foggia ha insistito anche nel secondo tempo, mentre in contropiede è stata la Sampdoria ad avere un paio di occasioni da rete, una delle quali, questa di Chiarugi, sprecata con un tiro alto. Sullo a finire la pressione del Foggia è stata tradita dal nervosismo. A farne le spese è stato Salvioni espulso per fallo di reazione, mentre sugli ultimi tentativi della squadra pugliese ha avuto ancora una volta buon gioco la difesa sampdoriana, oggi imperniata su Arnuzzo e Rossi in buona giornata.